Però non andate via, perché adesso c'è un altro momento molto importante, che è il taglio del panettone da parte di Trope Experience, che è un panettone di 5 kg che abbiamo assaggiato e vi assicuro che è una cosa veramente spettacolare, che è un panettone alla cipolla rossa di Calabria IGP, che è stato realizzato grazie alla collaborazione del consorzio appunto della cipolla rossa di Trope IGP e dall'azienda agricola Frantoio Baria. Il panettone, che è appunto una piccola opera d'arte di pasticceria, è stata realizzata dal pastry chef Francesco Mastroianni. Se avete la pazienza di aspettare, che è stato veramente pazzesco, perché ripeto, l'abbiamo assaggiato e merita davvero, e se avete la pazienza di aspettare un momento, adesso ci sarà appunto il taglio ufficiale di questo panettone speciale. E nel frattempo però invito qui sullo spazio scenico Daniele Cipollini per diciamo dirci qualche parola e magari dare il via alla sistemazione dello spazio affinché possiamo appunto iniziare e dare via a questo momento gastronomico, enogastronomico. Salve, buonasera a tutti. Volevo intanto ringraziare l'avvocato Giovanni Macri, il sindaco di Tropea, per averci ospitato in questo momento in cui si accendono i riflettori a Tropea. È un messaggio importante, un messaggio di pace, e attraverso questo panettone, che da sempre è il dolce simbolo del Natale, della pace, della condivisione, di raccontare la convivenza di prodotti che raccontano un territorio straordinario che è la Calabria. La cipolla rossa di Tropea Calabria IGP è un olio extravergine d'oliva monocultivar ottobratico realizzato dall'azienda agricola Badia. Quindi ringrazio tutti i partecipanti per essere qui in questo momento. Adesso, grazie alla collaborazione della giornalista Anna Loi, che animerà questa serata e avrà modo di raccontarci questo prodotto unico e straordinario. Grazie ancora. Grazie, grazie, grazie Daniele Cipollina, lui è il direttore marketing della comunicazione del consorzio della cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. Ben trovati da Anna Loi, accogliamo con un applauso ancora più fragoroso i ragazzi dell'Istituto Alimentiero. Sono l'anima pulsante non solo di Tropea, perché rappresentano l'istituto proprio di Tropea, è vero ragazzi? Allora partiamo subito con loro, ben trovato a... Ah, il nome? Pasquale, coraggio. Bruno, ok, Pasquale e Bruno, voi siete gli angeli custodi di questa meraviglia. Allora, i temi sono stati davvero entusiasmanti, ci hanno predisposto a quella che è l'atmosfera natalizia, ma un'atmosfera che dovrebbe permanere per sempre, quella della pace. E Daniele, continuiamo in dolcezza, ed è la dolcezza che è sinonimo di pace. A questo punto, eccolo qua, regale maestoso, il panettone, la Tropea Experience, realizzato dal maestro pastry chef Francesco Mastroianni in collaborazione, anzi su idea e volontà della Frantoio Badia, che è naturalmente rappresentato dalla splendida Lea Corigliano. Invitiamole a raggiungerci. Buonasera, ben trovato. Il centro lo guadagniamo, Lea. Vieni con questo packaging fantastico. Insomma, siete felici che la nostra rossa di Tropea Calabria IGP sia centrale anche nella festività più importante che abbiamo, quella che ci mette insieme tutti. Io voglio chiamare subito però i rappresentanti del consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. Vedo la rappresentanza femminile e giovane dell'imprenditoria tra i produttori di cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, Carmen Giampà, che rappresenta la Reale, direi un po' più verso Vibo e Lamezia, dai, quell'embo lì. Poi mi pare di aver visto anche una figura straordinaria, con lui abbiamo sempre trattato gli aspetti funzionali e nutraceutici, perché questo è un panettone della salute, potremmo anche dire, Simone Saturnino. Lui è un agronomo ormai famoso per i più, a celebrare le straordinarie proprietà della cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. Attendiamo
Aldo Sabatino c'è anche, accogliamo un altro importante produttore, c'è anche Pasquale Simonelli e poi della famiglia Ferraro, eccolo, ah, arriva anche al Campo da San Giovanni, vieni, vieni, come state ragazzi? Questa è tutta la forza, il braccio armato, ci sono tutti perché sapete bene che Tropea naturalmente è il nome che identifica di più la rossa di Tropea Calabria GP, ma parliamo di un prodotto straordinario che occupa le coste a partire dalla provincia di Vibo, centralmente la provincia di Catanzaro, e poi arriva fino al litorale tirrenico cosentino, quindi con l'areale di Campora San Giovanni fino ad Amantea. Ben trovati tutti. Possiamo scartare, che dici direttore, poi andiamo nel dettaglio a raccontare come nasce quest'idea, quali sono le attività della Tropea Experience e perché scegliere a Natale questo panettone. Bene, Natale è sicuramente un momento in cui ci si, un momento di grande condivisione. Questa è la dimostrazione di quanto la cipolla possa essere versatile anche attraverso la pasticceria, l'alta pasticceria. Quindi io, questo progetto nasce dalla condivisione, dalla collaborazione del consorzio, che ha l'obiettivo di tutelare, di proteggere e di promuovere un prodotto straordinario come la cipolla etiopea, che ha come palcoscenico naturale, unico e straordinario, il comune di Tropea, che è il borgo più bello d'Italia, quindi con la quale condividiamo progetti di promozione, di condivisione di un prodotto straordinario attraverso anche un'iniziativa che si tiene ogni anno, che è la Tropea Experience. Ecco perché abbiamo dato il nome della Tropea Experience, che possa in qualche modo raccontare e promuovere Tropea e la cipolla al di fuori dei confini territoriali, attraverso un prodotto unico realizzato dalla grande maestria di un grande pasticcere che è Francesco Mastroianni. E allora manca il padrone di casa, lo vogliamo qui, prego. Ha onorato tutte le iniziative, un applauso straordinario agli artisti che si sono esibiti fin qui. Saremmo rimasti ancora per ore e ore, siamo direi degni di chiudere proprio in dolcezza questa iniziativa. Rimanete con noi perché ci saranno ancora tanti dettagli da scoprire o da rivedere. Manca ancora la nostra Patrizia, è vero, vieni Patrizia, della boutique di Tropea, che so c'entri qualcosa anche in questo panettone, vero maestro? Sì, certo, siamo curiosi di sapere tutto, avvicinati da quella parte. Direttore, quando siamo pronti io farei proprio lo scarto ufficiale, il dottor Saturnino. Lo facciamo adesso? Ok, lo facciamo adesso. Allora, un panettone che racconta dell'identità, del gusto della rossa di Tropea Calabria GT, ma soprattutto esprime le sue peculiarità, che sono quelle da sempre raccontate, la dolcezza e la croccantezza, e poi tanto tanto altro di più che ci sfugge. Certo, due parole sulle peculiarità della cipolla rossa di Tropea, bisogna sicuramente evidenziarle prima di scendere nei particolari del panettone. La cipolla di Tropea oggi ha un target di consumo sui generis, rappresentato da chi preferisce spendere qualcosa in più pur di alimentarsi con un prodotto d'alto profilo organolettico, chimico, fisico, nutrizionale e funzionale. Il consorzio di tutela, da quando è stato riconosciuto il marchio, quindi dal 2008 ad oggi, ha convenzionato almeno 400 industrie di trasformazione distribuite in Italia e all'estero. Piccoli laboratori, grosse industrie che trasformano il prodotto e hanno come ingrediente chiave, come ingrediente civetta, proprio la cipolla di Tropea, perché la cipolla di Tropea nel prodotto trasformato attira l'attenzione del consumatore. Il panettone che stiamo qui per raccontare questa sera ha due ingredienti specifici, peculiari e particolari da un punto di vista funzionale e da un punto di vista nutraceutico. Dal lato abbiamo la cipolla di Tropea, il punto di forza di questo prodotto è la sua ricchezza in antiossidanti. Dovete pensare infatti che ha in pratica una quantità di quercetina, che è il più potente antiossidante del gruppo dei flavonoidi, superiore a qualsiasi altro tipo di cipolla, e nella specifica delle cipolle rosse, mentre le altre arrivano solo 200 mg,
arriva a 468 mg per chilogrammo di parte ebole. Poi l'accoppiata vincente è l'olio extravergine di oliva. Che cosa dire? Acidi grassi insaturi. La parte quindi strutturale del panettone non è data dal burro che crea problemi cardiovascolari, bensì da un ottimo olio, un olio extravergine d'oliva, un olio biologico ricco di acidi grassi insaturi, acido oleico, acido linoleico, omega 6, omega 9, che si traducono quindi in una peculiarità, in un punto di forza che è proprio quello di salvaguardare l'apparato cardiocircolatorio. Alla fine che cosa dire? È un prodotto a chilometro zero, è un prodotto che nasce nel Vibonese e che ha i prodotti chiave ottenuti nel Vibonese. È una filiera corta, ecocompatibile, la filiera è biologica. E io non posso concludere se non appuntare per l'ennesima volta che la cipolla rossa di Tropea Calabria oggi rappresenta il meglio dell'agroalimentare calabrese e dell'Italia tutta. Assolutamente mancare questa specialità, e visto che abbiamo parlato già nel dettaglio di quelli che sono i protagonisti assoluti che caratterizzano questa specialità dolciaria, beh, l'extravergine d'oliva, dicevamo, con una ricchezza in polifenoli anch'esso pazzesca. Intanto la varietà è Otto Pratica, significa che è anche un olio che viene fuori anche abbastanza prima rispetto a tutti gli altri, e proprio perché viene fuori prima ha delle caratteristiche polifenoliche, dei concentrati maggiori e differenti. Facciamo vedere, ecco, Lea, guardate, ci tiene Lea a farvi vedere l'oliva. Raccontaci qualcosa del tuo olio e del paesaggio che rappresenti. Brevemente. Allora, l'Otto Pratica è una cultivar che nasce nella provincia di Vibo e finisce a Coda nella provincia di Reggio. È un'oliva veramente piccola, quindi da parte il nocciolino è prevalente rispetto alla polpa. Questa particolarità di cultivar contiene polifenoli altissimi e perossidi bassissimi. Cosa sono i polifenoli? Poco fa ha parlato il dottore, insomma, va benissimo al nostro intestino, è un pulitore cardiocircolatorio, pulitore del colesterolo cattivo. Quest'olio ha una particolarità. Io quando ero ragazza mi divertivo a fare gli esperimenti. Quest'olio riesce a mantenersi longevo nel tempo per 4 anni perché ha i perossidi bassissimi. Cosa sono i perossidi? Sono la sporcizia nell'olio. E tanti anni fa a Nicotera, perché noi viviamo nel bacino di Nicotera, è stato fatto da Ansel Keys il Seventh Country Study, dove è stato identificato questo, il principe della dieta mediterranea, l'olio Otto Pratica. Quindi l'Otto Pratica fortunatamente è un fruttato medio, cioè io lo faccio meglio, solitamente dovrebbe essere leggero, e quindi si presta anche in pasticceria e in altre cose. Abbiamo realizzato insieme a casa Mastroianni, insomma, altri prodotti che sono delle creme, spalmabili dolci, abbiamo fatto tantissime altre cose. E io ci tengo a lavorare in Calabria, a lavorare con maestranze calabresi e con cooperazione. Come hanno detto prima, c'è bisogna comunicare molto sulla pagina, e spero che questo sia un prodotto che unisca tutte queste figure in modo pacifico. Bene, poi detto da una donna, anche il suo perché. E adesso, dottore, vuoi aggiungere qualcosa tu nel frattempo? Vado a sapere. L'importante è conoscere i segreti di questo panettone straordinario. Conosciamoli. Francesco Mastroianni, posso raccontare questo prodotto? Allora, andiamo a capire la magia di questo grande lievitato. Intanto la nostra Lea Corigliano è esperta ormai nel riconoscere quale può essere la mano che può dare grandi risultati. Voi siete sicuramente ormai pionieri nella pasticceria, nella gelateria, tantissimi sono i riconoscimenti nazionali e internazionali, che devo dire sono anche frequenti. Ne vogliamo raccontare uno così al volo? Mi pare che proprio riguardi un panettone nello specifico, un ultimo premio, riconoscimento che avete acquisito?
Diciamo, io faccio parte con Regino Massari in Apei, quindi diciamo, ho portato il mio panettone al gelato nel seminario che abbiamo fatto a Brescia settimana scorsa, molto apprezzato. Penso che se questo sia veramente un trampolino di lancio, perché quando lei mi ha prospettato questo progetto della Cipolla Rossa Europea, io ho detto due cose, che diciamo, oggi tutti gli chef stellati parlano di cipolla e di nduja, per cui vi conoscono la Calabria, quindi per me è, come ho detto, è veramente un trampolino di lancio. Penso che si farà conoscere in tutta Italia e nel mondo il panettone con la Cipolla Rossa Europea. Beh, anche perché è buonissimo, io sono sicura che il profumo sia già arrivato a voi e vi ha dato l'energia e il piacere di rimanere ad ascoltare davvero tutti questi preziosi contributi. Andiamo invece a questa maturazione lenta. Noi sappiamo già che l'arte nel realizzare un panettone, un grande lievitato, richiede molta pazienza, molto tempo e anche una certa esperienza. Come avviene questa lavorazione e soprattutto raccontaci come entra la cipolla e l'olio extravergine nel tuo grande lievitato? Diciamo che per chiamarsi panettone andrebbe fatto col burro, però noi abbiamo usato il burro, diciamo, con un tre quarti di parte dell'olio e c'è anche una piccola parte di burro. La bravura, diciamo, dei miei collaboratori è che abbiamo caramellizzato le cipolle con una bassa percentuale di zucchero, perché poi lo zucchero è quello che potrebbe creare problemi nella lievitazione, quindi la bravura sta proprio nel caramellizzare la cipolla, quindi è una cipolla abbastanza caramellizzata e dà veramente risalto al panettone. Ah, così proprio, veloce, non mi basta, sappiatelo, perché sono sicura che a loro non basti quello che tu hai detto. Allora, si parte da degli ingredienti che sono gli ingredienti tradizionali, quelli da disciplinare del panettone classico italiano, però magari anche la sequenza, no? Ad esempio l'olio extravergine arriva dopo la prima maturazione, dopo la seconda maturazione. Facci entrare un po' nel tuo laboratorio, così, solo giusto una puntatina. Allora, viene fatto il preimpasto serale, quindi viene fatto di lievito madre, dopodiché il secondo giorno, l'indomani, dopo una nottata di lievitazione, viene aggiunto sia la cipolla caramellizzata man mano che prende l'impasto e man mano viene aggiunto l'olio, fino a quando diventa un corpo omogeneo per fare poi i panetti, farlo riposare altre 9-10 ore per andare poi a essere infornato. Quindi non abbiamo applicato nessuna classe di sopra, perché essendo per la prima volta, ne parlavo con Lea, abbiamo dovuto sperimentare di farlo in questo modo semplice. Si potrebbe abbinare un cioccolato, un burro di cioccolato fondente o un'altra classe particolare, però è da studiare questo, era il primo anno. Ma ti dirò, guarda, proprio così che sa di terra, di semplicità, ci piace parecchio. Poi vedremo, per quello naturalmente c'è tempo. Grazie mille, allora sindaco, produttori, Lea, direttore, abbiamo capito che trascorre anche una notte in dolce sonno il nostro grande lievitato. Sindaco, cosa ne pensi di questa iniziativa, legare la dolcezza della rossa di Tropea Calabri GP, icona di Tropea? Devo dire che è uno scambio reciproco, uno specchio riflesso, vero? Allora, se ti dico cosa ho pensato alla domanda... No, lo posso dire, ho film di Paolo Villaggio. Ma no, io credo molto nella bontà della cipolla, la sua dolcezza è una delle sue caratteristiche, l'abbinamento che abbiamo già avuto modo di apprezzare è andato bene, l'anno scorso il prodotto è stato eccezionale, quest'anno non abbiamo avuto quel piacere di assaporare questo nuovo esperimento, quindi con voi apprezzeremo con voi questa che è una prima, almeno per noi profani è una prima, e sicuramente sarà un'occasione per far parlare, oltre che della cipolla, della nostra città, quindi di questo angolo magnifico di Calabria per la nostra regione. Quindi grazie a Lea, grazie al maestro Mastroianni, grazie al consorzio e ovviamente grazie alla città di Tropea Cipollina, che si impegna moltissimo nella promozione di questo nostro meraviglioso prodotto, sul quale piace sottolineare, la città ci ha scommesso, al di là di quello che due brand in questo caso sono uniti, hanno creato qualcosa di molto importante, e in questi anni abbiamo assistito anche a un cammino veramente mano nella mano della cipolla con la città di Tropea. La cipolla ha fatto
dal punto di vista del marketing veramente un passo in avanti enorme, e la città, voglio dire, non è stata da meno, quindi un grande successo che insieme poi ha determinato quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, quindi un brand fantastico, capace di attirare l'attenzione dei media internazionali piuttosto che l'attenzione di località in Europa e nel mondo che sono affascinate dalla bontà del nostro prodotto. Ricordo, da ultimo siamo stati ospiti per modo di dire, dei tram della Costa Azzurra, dove le nostre bontà della gastronomia calabrese, cipolla in particolare, duia, formaggi del Polo e olio, sono stati protagonisti di questa campagna di 2 settimane dedicate alla cucina italiana nel mondo. Quindi ecco, tutto nasce da, comunque dal essere stati capaci e bravi nel proporsi al mondo. Grazie Sindaco. Ed è tutta un'experience, direttore. È un'esperienza. Dentro questo contenitore abbiamo anche quest'anno dato spazio nel racconto di questo prodotto unico attraverso un packaging che potesse in qualche modo raccontare Tropea e il connubio con il territorio attraverso la cipolla rossa di Tropea. Un packaging che possa veramente essere simbolo di questo panettone, che possa portare i sapori e i profumi della Calabria fuori dai confini territoriali. Quindi questo è il nostro obiettivo, che la Tropea Experience diventi un'esperienza gastronomica che possa raccontare ed emozionare l'utente attraverso un denominatore comune, la Calabria, che è un marcatore distintivo assolutamente unico. A tal proposito, volevo, in qualità di rappresentante del consorzio, dare dei riconoscimenti a due maestranze che hanno dato anima e cuore per portare avanti questo progetto e da anni che ci lavorano, quindi devo dire che chapeau a Lea Corigliano e al maestro Mastroianni, che hanno condiviso questo progetto di condivisione e hanno dato vita a questo prodotto straordinario. Quindi con qualità di rappresentante del consorzio mi permetto di omaggiare. Ok. E intanto salutiamo il nostro presidente Giuseppe Lalia, naturalmente noi stiamo anche rappresentando tutti coloro i quali non ci sono, se ci dovesse raggiungere fatemi un cenno, però sono tanti gli impegni in questo periodo. Che meraviglia, direttore, ci racconti anche di questa opera d'arte. Questo è grazie al maestro Michele Affidato, che lo scorso anno ha dedicato questa opera d'arte, perché è veramente un'opera d'arte, una cipolla in argento. In occasione appunto della Tropea Experience, è un premio particolarmente ambito che abbiamo dato come riconoscimento a tutti i chef che hanno contribuito alla Tropea Experience e ai ristoranti, al contest. Abbiamo fatto un contest sul miglior piatto, il miglior menù a base di cipolla a Tropea, in occasione appunto della Tropea Experience, quindi è andato ai primi 3 classificati, quindi sicuramente è un riconoscimento dovuto per l'impegno, la dedizione e l'amore che ha nei confronti del territorio alla signora Lea Corigliano, che rappresenta l'azienda agricola Maria. Applauso. Allora facciamo, tienilo ben custodito tra le tue mani, poi faremo delle foto ufficiali, per cui ricordatevi poi di rimanere qui immortalati per davvero andare a individuare ogni gesto fondamentale per segnare dei passaggi importanti. E poi un altro riconoscimento a un grande professionista, ma soprattutto a una persona di cui mi pregio di essere amico, perché mi viene la pelle d'oca pensare che durante ci siamo conosciuti in un momento di grande difficoltà, durante il Covid. Questo signore ha realizzato circa 150.000 dolci per 150.000 famiglie in un momento di grande difficoltà, in cui abbiamo raccontato il vero volto della Calabria. Quindi lo ringrazio ancora una volta, questo è un giusto riconoscimento per il tuo... Beh, l'applauso giunge per tutto quello che è stato il contenuto del nostro direttore.
Strameritatissimo, troverai posto anche per questo in un posto speciale nel vostro laboratorio, mettetevi vicini così intanto facciamo le foto, poi permettetemi, perché questo è un momento per celebrare la nostra in tutte le sfumature, prima di scartare questa dolcezza infinita, però io vorrei far dire due parole alla nuova generazione e anche agli storici. Sì, dai, decidete un po' voi. Allora, visto che come le più belle donne, le più intriganti, oserei dire io, la nostra rossa di Tropea Calabria GP è peculiare perché cambia look a seconda del periodo dell'anno, e soprattutto questo è un invito non solo a concludere le feste di Natale con il nostro panettone, ma anche ad inserirla nel menù, dall'antipasto fino al... a dolce. Esatto, e allora nel periodo di dicembre, insomma nel periodo di Natale, che look assume la nostra rossa di Tropea Calabria GP, che siamo abituati d'estate a vederla così bella intrecciata e secca al sole della nostra terra? Adesso invece come si presenta? Adesso abbiamo il cipollotto fresco, quindi la coda verde, e abbiamo questo prodotto da, diciamo, già adesso da settembre-ottobre fino a giugno. Le trecce che dicevi tu le troviamo da aprile per tutta più o meno l'estate. È lo stesso prodotto, solo che viene lavorato in momenti diversi. Fantastico, e allora ci raggiungi, vieni da questa parte, carissimo, come va? Benissimo. Chi si dice a campo Ramantea? Tutto bene, siamo in piena produzione. In pieno fermento, e allora tu che... ci puoi raccontare un po' della storicità dell'utilizzo della rossa di Tropea come del maiale qui da noi? Moglie, sono delle cipolle. Rose di cipolle. Rose di cipolle, grazie a sua moglie che sta. Facciamo un applauso, come si chiama la dolce metà? Beh, solo con la pazienza di Anna poteva venire fuori cosa del genere. Ah, ciao Anna, grazie infinite, vorremmo sapere anche qualche ricetta, soprattutto che fine hanno fatto le code, sono sicura che tu ci avrai fatto cose buone. A proposito di questo, ricette storiche per esempio per recuperare la cipolla, perché è tra i pochissimi prodotti che nascono davvero sostenibili, non si butta via nulla. E quindi cosa possiamo realizzare? La frittata di cipolla, la classica. La classica, proprio nella provincia di Cosenza soprattutto, e poi con le uova, le code con le uova. Tu che sei siciliano, nella nostra vicina amica Sicilia, hai assaporato le nostre code di cipolla nei menù dei nostri chef? Assolutamente sì, ho avuto modo di apprezzarle grazie al loro utilizzo, perché non conoscevo, non sapevo l'utilizzo delle code nella preparazione dei piatti, ed è veramente un recupero di un prodotto straordinario che sicuramente non viene gestinato, no? E invece è straordinario nella preparazione dei piatti. Quindi viva la rossa di Tropea Calabria IGP, direttore, mi dia il via quando siamo pronti, via, chi è che scarta? Pastry Chef insieme alla protagonista, qualcuno in rappresentanza dell'istituto alberghiero, chiamiamo anche il preside, direttore, che dici? Ecco il preside Cutulo, non c'è? Ok, allora ragazzi, venite intanto, avvicinatevi da questa parte pian pianino, facciamo lo scatto anche tu, vai Daniele, Carmen, dai, tu in rappresentanza, essendo, mettiti da questa parte così alternate le donne, sindaco, prego, ecco, perfetto, lo facciamo un applauso. Acquistarlo, degustarlo, sceglierlo per fare dei gâteau natalizi. Prego, beh, dai, insieme, come due, come marito e moglie? Insieme, insieme. Dai, Lea, anche tu devi mettere la tua preziosa. In tre, forza. Ammazza quanti mariti, quante mogli ha questo panettone. Auguri! Al panettone alla cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, 5 kg di bontà infinita che si aprono e sono pronti a deliziare i vostri palati. Wow, fantastico, che meraviglia, succosa, dolce quanto basta, e direi forse anche un po' croccante, quindi grazie davvero per questo spettacolo.
spettacolo. Questa è la Calabria che ci piace, la Calabria che vogliamo raccontare. Vieni Romania, vieni anche tu da questa parte, perché ormai ci siamo abituati a condividere con voi questi momenti importanti. Cosa ne pensi? Una bellissima iniziativa, complimenti a lei, al maestro pasticcere, l'ho assaggiato, è buonissimo, complimenti. E adesso provare per credere. Allora Lea, mi rimane che da dare indicazioni su come fare per acquistare quindi questo panettone e magari anche l'olio extravergine d'oliva. Allora, la shop online Franto Iobadia, un'azienda da noi, sempre qui anche su Tropea c'erano diversi, insomma, rivenditori nostri. Ok, quindi potete solo che mettere sul motore di ricerca, acquistare il panettone L'Experience e verrete sicuramente illuminati sul da farsi. Ragazzi dell'Istituto Alberghiero, venite pure qui dietro, direttore, vogliamo aggiungere magari con qualche appuntamento sulla valorizzazione, visto che tu incalzi sempre con un sacco di iniziative interessantissime a favore della nostra rossa. No, adesso siamo impegnati in un progetto itinerante formativo nelle principali scuole alberghiere calabresi. Io ho fatto la prima tappa giovedì a Vico Valencia, adesso saremo a Jutta Soverano in provincia di Catanzaro. Il tour proseguirà per tutto il 2023, dove verrà coinvolti nutrizionisti, esperti di alimentazione, chef, che avranno modo di raccontare, di esaltare la cipolla rossa attraverso un momento formativo nelle scuole, nelle più importanti scuole calabresi. Questo è il prossimo progetto che porteremo avanti da qui fino al 2023, prossima tappa, evento internazionale dove sarà protagonista il Consorzio della Cipolla e Identità Colosi a Milano a gennaio, e poi a febbraio l'importante fiera internazionale dell'ortofrutta, che è la frutta logistica di Berlino. Questi sono i primi appuntamenti che ci vedono protagonisti da qui a gennaio del prossimo anno. Volevo che tu cercassi di raccogliere qualche intuizione o qualche consiglio da parte del pubblico, no? Visto che ha assaggiato e apprezzato la cipolla. Lo facciamo volentieri, intanto ecco, degustate e poi capiamo quali sono le percezioni naturalmente che arrivano al vostro palato. Chi è che ha già degustato? Vediamo un po', oppure anche sapere cosa ne pensate di questa iniziativa. Da dove viene intanto la Tropea? Di Tropea. E allora, ci voleva proprio un prodotto del genere? Veramente buono, assaggiato, devo dire la verità, tre pezzettini. Addirittura. Ecco, e per chi gli dicesse, ma un panettone alla cipolla, possibile, come glielo descriverebbe questo panettone per convincerli ad acquistarlo o a degustarlo? Conserva sicuramente il gusto del classico panettone, più l'effetto della cipolla che devo dire merita. Beh, può sembrare un frutto a tutti i livelli, vero? Sì, è vero. Sì. Bene, e allora queste sono le considerazioni. Anche lei con questi occhi mi sa che vuole esprimere una considerazione a riguardo. La cipolla è ben mascherata dal caramello, quindi è un ottimo dolce da assaporare per le tavole natalizie. È equilibrata? Ottimo. Ah, bene. E lo farà come cadeau natalizio? Lo regalerà qualcuno? Sicuramente, prima per me. Prima per lei, giustamente, prima lo porta in casa sua e poi lo dispenserà anche agli altri. Va bene, fate buoni acquisti, ma soprattutto buone feste. Vediamo invece da questa parte. Da questa parte, signora, salve, qual è il suo nome? Fulvia. Fulvia, intanto cosa ne pensa di questa iniziativa per il secondo anno? L'ha già assaggiato? Sì, è buonissimo, devo dire. Quindi lo prenderà per lei oppure pensa che possa essere uno tra i regali più ambiti? No, lo regalo, oltre che prenderlo per lui. Grazie, questo ci fa piacere, quindi insomma abbiamo già i regali, abbiamo già i regali pronti, non abbiamo da scervellarci per questo Natale. Signora, ben trovata lei. Ha parlato lei? No, ma lei sta parlando al telefono. Prendiamo un maschietto adesso, vediamo il palato maschile che cosa ha da raccontarci. Vediamo un po', ma qui sono tutti coinvolti, l'hanno già assaggiato. Buonasera, salve. Lui sì, il nostro grande artista. Adesso ti devi esprimere anche tu sulla
nostra opera d'arte. Come trovi questa iniziativa? L'hai già assaggiato? Non vedi l'ora di assaggiarlo? Io veramente l'ho assaggiato un pochino, è spettacolare, però secondo me era troppo poco per dare un giudizio. È la solita scusa questa, è troppo poco, lo devo assaggiare un po' di più, non ho capito bene, qualcosa mi sfugge. Bene, allora ti ispirerà magari per realizzare qualcuna delle tue illuminatissime opere? È una buona idea, magari un pandoro che si trasforma nel panetto nella cipolla. Ma ecco già il genio, è in lui. Grazie, grazie mille Mario, grazie per essere stato con noi, soprattutto per averci regalato la suggestione delle tue opere uniche veramente, esclusive. Buonasera. Buonasera, salve. Come va? Benissimo. Come si chiama lei? Normale. Signor Peppino, cosa ne pensa di questa iniziativa, ma di questo prodotto che ormai è soltanto da portare in tavola? Sicuramente ci mette in evidenza il prodotto la cipolla, panettone 8, quindi bellissima manifestazione, complimenti a tutti. Grazie, e lei l'ha assaggiato? Luigi, l'ha assaggiato questo panettone la cipolla rossa di Tropea? È buono, lo considera? Troppo dipende dal momento. Però se dovesse scegliere di fare un regalo magari a chi può anche mangiare il dolce, va bene, ci contiamo, grazie. Oh, mi raccomando, a proposito della cipolla, deve avere la denominazione IGP per essere dall'era, la riconoscete perché è IGP solo naturalmente se c'è impresso il marchio, quando andrete poi ad acquistarla si affresca, che sicuramente poi vedete questo packaging com'è bello. Guardate qui, ecco, c'è anche, guardate, il riferimento del consorzio per avere tutte le informazioni, per avere tutti i dettagli su quanto può essere di grande valore l'attività anche marketing del consorzio, consorzio Cipolla Tropea IGP.com. E lì potrete capire, conoscere e comprendere quali sono tutte le attività, ma soprattutto le novità legate alla nostra rossa di Tropea Calabria IGP. Facciamo diverse foto di rito. Tu sei, Pasquale, sei stato felice tu di avere a che fare così con un prodotto buono e anche nuovo? E in caso invece di utilizzare la cipolla rossa? E tu quanto la utilizzerai poi nella tua cucina, nella cucina del tuo ristorante? Molto. La materia ormai diciamo che la parte principale della cucina italiana è la paese della Pescara. Bene, direttore dice il nostro Pasquale, a proposito di utilizzo della sua futura cucina, no? Dice che lui la utilizza da sempre e sarà il suo prodotto principale. Bravo, penso che porterà tanta fortuna, me lo auguro. Credo che questo prodotto possa sicuramente darti la capacità di esprimere tutte le tue capacità, no? Quindi tocca a lupo per il tuo. Che classe frequentate? Terza B. Ah, la terza B, beh, allora avete già abbastanza da dedicare per essere comunque non quarta o quinta classe. Andiamo invece da Bruno. Bruno, dimmi un po', la tua cucina quanto vede l'utilizzo della cipolla rossa? Giuseppe,
questa, per cui tutti coloro che hanno avuto il privilegio di acquistare questo stato italiano prodotto per noi fanno un brindisi al nuovo anno, un messaggio importante che è un messaggio di pace che si è arrivato. Quindi spero che questo dolce straordinario possa allietarmi le vacanze, queste vacanze di Natale. Grazie a tutti per aver partecipato a questo momento in cui si racconta un territorio, un prodotto, ma la volontà di imprenditori che hanno voglia di condividere un progetto comune. Grazie. Grazie.